Allora, sono appena tornato dalla Svizzera. In questo video ti porterò con me su tre passi fantastici: il passo dell'Albula, il passo del Giulia e il passo del Bernina. È un viaggio di più di 500 km che ho fatto in giornata. Guarda il video fino alla fine perché ci saranno dei paesaggi pazzeschi, delle immagini dal drone gloriose e sarà bellissimo. Stai connesso fino alla fine del video perché poi alla fine ci sarà una sorpresa finale. Però prima di partire per più di 500 km, un piccolo upgrade fondamentale al Transalp. E ora la provo sul Transalp. Fatto. Allora, prova. Beh, solo salendo così è veramente comoda. Direi che per un test esaustivo devo guidarla almeno 6 ore. Vamos. Ok, ore 8:18, si parte. Ci vediamo fra 3 ore e mezza al confine svizzero. Vamos. Eccomi qua ragazzi, 2 ore e mezza in moto, sono arrivato in fondo alla Val Venosta, quindi ho fatto Bolzano, Merano, poi ho girato a destra a Val Venosta e adesso vado in Val Mustero. Ho appena preso la deviazione, questa qua dietro di me, se continuavo andavo al Passo Resia, invece io adesso vado in Svizzera, faccio il pieno e poi attenzione estrema ai limiti di velocità perché ho sentito tantissime storie tremende sulle multe, come dire, draconiane che fanno in Svizzera, quindi attenzione. Ora salite con me in moto sulla GoPro, vamos! Ok, in quota c'è neve, ho visto, quindi sicuramente sopra i 2000, magari sul Bernina e anche sugli altri due passi troviamo neve, sarà quindi uno scenario spettacolare. Oggi il Transalp non so cos'ha, ma va particolarmente bene. Forse era un po' che non lo guidavo, ho atteso bene la catena. Va da Dio, le marce entrano come nel burro. Che scenari alpini, ragazzi! Sarà che spettacolo qua dentro. Glorenza. Bellissimo. Si entra nella vecchia porta. Fantastico questo paesino. Super medioevale. Eccoci qua, Svizzera 10 km. Che spettacolo. Ogni tanto tiro sulla visiera perché questo casco qua della Shoei è ottimo, molto silenzioso e molto isolante, però è talmente isolante che non ti fa nemmeno sentire gli odori a volte. Sembra di stare dentro l'abitacolo di una macchina. Ogni tanto mi piace sentire il freddo dell'aria e l'odore della montagna. Braille, da cui deriva la famosa scrittura in Braille, no scherzo. Eccoci qui al confine, ciao Italia, si entra in Svizzera. Confine di Stato, valico di Tubre, 1259 metri. Eccoci qua, siamo ufficialmente in Svizzera. Lì c'è scritto che Livigno è chiuso perché da qui, tramite una galleria che ho fatto, che si vede anche nell'altro video in cui sono stato a Livigno, si può arrivare a Livigno. Ed eccoci in Val Musteir. Ecco, limite di 50, io mi tengo a 45, così non sbaglio. Questa è la bellissima Val Mustero, io l'avevo fatta scendendo, salendo è ancora più bella perché ha le montagne davanti, guarda che spettacolo. Qua a sinistra c'è l'Umbrail Pass, adesso se qua girassi a sinistra arriverei direttamente su in cima allo Stelvio. Pensa quanto sono vecchie queste case che comunicavano, che erano proprio qua sotto il passo dello Stelvio. Quanti commerci sono passati da queste strade, che vita qua. Ora questi palazzi come dovevano essere importanti, tutti affrescati, la struttura è rimasta identica a com'era. Nella via principale sono stati sicuramente qualche famiglia ricca, cambiato pochissimo la struttura di questi edifici. Qua sono a Bergun, guarda che belle case. Qua come tornare indietro nel tempo ragazzi, guarda che paese, fantastico, tutte case originali, guarda questa che bella, stupenda. Bellissimo, guarda qua la torre campanaria, che zone fantastiche. Qua ad aver tanto tempo bisognerebbe fermarsi, scendere, visitare un po' il paesino a piedi. Ecco qui il fantastico colore dei larici. I larici sono gli unici alberi aghifoglie che perdono gli aghi per poi chiaramente rimetterli a primavera. Legno fantastico con cui vengono costruiti i tetti, chiaramente le palizzate qua. Nelle aree nordiche, legno resistentissimo. Transalp, finalmente un Transalp, sono tutti GS.
Ecco qua, Albula Pass aperto. Deviazione qui sulla destra. Potrei dire di essere non giunto a destinazione, ma aver raggiunto primo obiettivo della giornata, cioè il trittico dei tre passi, l'Albula, il Giuliar e il Bernina. Dalla puzza dei freni che sento, sono delle pendenze importanti. Oppure gente che non sa usare il freno motore. 6,7 km al passo. Guarda che bella la statua della Stambecco qua. Il legno, bellissimo. Comincio a gasarmi, ragazzi, comincio a gasarmi. Comunque, per quanto riguarda la velocità qua in Svizzera, nelle strade fuori dai centri abitati, il limite è 80, non è 20, 30, 40 all'ora, che dice vabbè. Wow, ho già capito che questo è un passo che mi piacerà. Imperiale. Posti in stile Nuova Zelanda. C'è un posto più bello? Guarda che fantastico! Pazzesco, no? Cioè, sto finendo gli aggettivi, adesso non dico più niente perché sto finendo gli aggettivi di sovraccitazione. Quando vedo posti del genere mi viene in mente sempre che un luogo così magico, in cui non ero mai stato, è a solo 4 ore dalla soglia di casa mia. 4 ore non sono niente se ci pensi. I pali per la neve sono leggermente alti. Wow! Che ambiente è? Surreale! Sono a destinazione! Bellissimo, bellissimo! Eccomi qua, ragazzi, scenario glorioso, veramente incredibile. Passo dell'Albula, 2312 metri. Fu questo un passo molto particolare, ci arrivò persino Benvenuto Cellini, che era un famoso orafo, scultore e poeta del 1500. Se siete stati a Firenze e avete visto quella statua della Medusa con la testa tagliata, ecco, quella lì è di Benvenuto Cellini, quindi un orafo e uno scultore molto famoso nel 500. E qui rischiò di morire appunto perché era chiaramente in quei tempi molto molto difficile attraversare un passo del genere con quelle masse nevose. Adesso vado verso nord e vado verso il passo del Giulia, o Giuliar Pass, come il nome originale chiaramente in tedesco. Poi riscendo verso sud e passo del Bernina. Se fosse per me rimarrei tutto il giorno qua, perché sono a bocca aperta da quanta bellezza c'è. Bisognerebbe fare un passo di questi una volta, un passo al giorno, quanto sono belli. Beh, risaliamo in sella, vamos! Cosa incredibile che sono 2312 metri, è fine ottobre e sento caldo. Respiro a pieni polmoni l'aria, 2315, 7595 piedi. E adesso questo è il versante in ombra e si scende verso sud ad Albula, appunto. Che gola questa, la strada nella roccia. Mamma mia. Qui è il trenino rosso del Bernina. Dopo magari incroceremo sul passo del Bernina. Intanto si va al passo del Giulia e credo che la deviazione sia proprio qua. E inizia la strada del Giuliar Pass. Secondo passo del trittico di oggi. Ok, Transalpa, facciamo questo passo. Più un passo è facile da attraversare, più è probabile che sia antico, perché chiaramente gli antichi mica erano scemi, cercavano i passi più comodi. Infatti il passo del Brennero è antichissimo perché è molto molto comodo per svalicare. Adesso qui più avanti c'è la famosa serpentina, proprio un marchio di questo passo. Di solito viene fotografato in inverno e si vede questa lingua nera in mezzo alla neve, perché questo passo è aperto tutto l'anno. Una curiosità è che non si riesce mai a capire dove di preciso sia passato Annibale quando ha svalicato le Alpi, perché chiaramente i passi più noti erano presidiati dalle guarnigioni romane. Quindi lui probabilmente ha preso un passo molto impervio e secondario. Ah,
Ale, serpentina fatta. Che qua scenario fantastico. Ecco, questi sono passi che, anche se è la prima volta che sto facendo, so già che vorrei rifare. Eccola sull'arrivo del passo. Il passo è là sopra, eccolo. C'è questa struttura rossa che svetta in mezzo al niente, che è un'opera d'arte fondamentalmente, che è un po' il simbolo, è diventata qua del passo del Giulia. Eccola qua. Che spettacolo incredibile, ragazzi. Non so se proprio sia una bella opera, ma ormai c'è. Eccoci qua, Julier Pass 2284. Questo è un passo antichissimo. Voglio raccontare due cose su questo passo. Eccomi ragazzi, secondo passo del trittico, bellissimo, il passo del Giulia o Julier Pass. Questo è stato fatto nel 1820 per sostituire il passo del Settimio, che era un antico passo di epoca romana qua vicino, molto più impervio, fattibile a trekking o in mountain bike. La struttura laggiù, insomma, struttura moderna, adesso simboleggia il passo, ma non è un granché. Però l'ambiente è veramente spettacolare, veramente, veramente spettacolare. Costruito nel 1820, siamo anche qui a 2213 metri, mi sembra poco più di 2000 metri, quindi non altissimo, però punto, insomma, di rotte commerciali utilizzatissimo già in epoca romana. Adesso l'ultimo passo, il Bernina. Vamos! Discesa, non oso pensare quanto faccia caldo oggi in pianura, visto che a 2300 metri è così caldo. Questi rettilini circondati dalla natura così aspra e selvaggia sono bellissimi. Pensavo di trovare neve qua, se invece niente, probabilmente è sopra i 3000 la neve. Wow, che scenario incredibile. Sempre pazzesco quando si scende da un passo, come si ripiomba improvvisamente da un luogo aspro, difficile da oltrepassare, alla civiltà. Siamo a St. Moritz. Adesso finalmente nell'obiettivo finale, passo del Bernina, con questa luce fantastica e questa valle spettacolare. Raramente mi è capitato di fare un giro, di incontrare di seguito così in sequenza tanti paesaggi spettacolari. Non è una roba comunissima, ecco. Veramente la Svizzera è uno scrigno di posti incredibili. Non venire in posti del genere per la paura di prendere multe o perché bisogna andare piano è una cavolata, ecco, detto proprio pure semplice secondo me. Wow, che ghiacciaio è lì. Sarà appunto il ghiacciaio del Bernina. Qua è il binario della ferrovia, ovviamente il trenino rosso del Bernina, che è aperto tutto l'anno. Mi sembra un passo molto arioso, non così impervio come gli altri. Se ci passa una ferrovia deve essere per forza largo, altrimenti non ce l'avrebbero fatta. Quello lì è il passo, l'avevo visto su Google. Lassù è l'ospizio e il passo, il punto più alto. Questa qua giù è la diga,
con le ultime luci del giorno, eh? Cavolo, quelli sono... Non mi dà l'idea che sia neve che ha fatto da poco. Quelli sono proprio nevai, sono proprio ghiacciai quelli. È proprio il ghiacciaio, già sempre lì a neve. Ospizio del Bernina. Posto mitico. Ho bisogno di fare una foto. Ho raggiunto il mio obiettivo. Eccolo lì col trenino sullo sfondo. Fantastico. Che spettacolo. C'era questo signore cinese che stava aspettando qui in macchina e passasse il trenino. Quando è passato è proprio lanciato un urlo di gioia. Ehi, vediamo di non cadere qua sul passo del Bernina. Ok Transalp, bring me home. Torniamo in Italia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non riesco a smettere di dirlo. Eccoci qua, questo è il cartello Passo del Bernina 2330. Oh, è venuto giù mezza montagna. Pazzesco qua. E adesso questa strada mi porta Poschiavo. Pensate che le due comunità da una parte e dall'altra del passo si misero d'accordo per tenere sgombrata la strada durante l'inverno, e chiaramente prima che ci fossero i mezzi spazzaneve, quindi parliamo dell'Ottocento. Il passo del Bernina è aperto tutto l'anno. Che strada fantastica anche questa. Quella là, la vetta più alta, è pronto il Bernina. Ecco, da qua si potrebbe anche andare a Livigno, la dogana svizzera, la Motta. È letteralmente qua dietro Livigno, praticamente. Guarda che belle queste case. La Rosa. Anche pittoresco il nome. Qua ci sono delle note musicali sul muro, guarda che bello. Chissà che motivo suona. Di man sera sera si rasserenerà. Stazione della posta, la posta quella. Tirano 28 km e se non erro Tirano è in Italia. Eccoci in paese, cioè il primo paese dopo il passo del Bernina. Però diciamo che quando si usciva da un passo, poi questa era una visione, nel senso che quando vedevi il paese eri in salvo, non c'erano più pericoli. Permesso solo al piccolo trotto, c'è scritto su sto coso. Eccoci qua tornati in dogana in Italia. Eccomi ragazzi, sono arrivato, sono nella città di Tirano, sono a più di 3 ore a casa, quindi adesso mi metto in modalità traversata oceanica con la sella di SR Sellerie qua, eccola qua, mi sono veramente veramente trovato benissimo. La prima mezz'ora non ero comodissimo, dovevo un po' trovare l'assetto giusto, probabilmente dovevo un po' prendere anche la forma, la sella, adattarsi alle mie chiappe rinsecchite, però poi sono stato veramente veramente bene, prodotto al top, sia come manifattura sia come comodità, veramente ve lo consiglio. Io spero che vi sia piaciuto il video, che un po' di polvere della bellezza che ho visto sia potuta passare attraverso lo schermo. La traccia GPX, come in tutti i video, ve la lascio qua sotto in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se c'è qualcosa che avrei potuto vedere che ho mancato, la vostra opinione, che ci tengo veramente. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, adesso ho quelle 3 orette da farmi. Oggi ragazzi, comunque arriverò alle 8:40, quindi più di 12 ore in moto, più di 12 ore seduto sulla mia nuova sella. Diciamo che è un bel test.